ci vogliono dare lo sgombro. Noi non ce ne andiamo perché noi qua stiamo bene, perché quello che stiamo passando nessuno lo sa. Si devono mettere i panni nostri. È allarme casa. L'emergenza abitativa interessa tutta l'Italia, un problema che non è solo delle grandi città, ma che si fa più forte anche nei piccoli comuni. Basta andare nella provincia marchigiana, a Spinetoli, per trovare storie al limite, famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, affitti troppo alti, appartamenti occupati abusivamente sull'onda della disperazione. È il caso di questi due nuclei familiari, hanno occupato queste palazzine ormai 2 mesi fa e da 2 mesi, con tanto di minori a carico, vivono senza acqua né luce, al limite del possibile. Ora gli occupanti, sotto la minaccia dello sfratto coatto, si sono incatenati ad una bombola del gas. Un gesto estremo per un disagio figlio della nostra crisi. Lui lavora precariamente insieme alla ragazza sì. Curreri, però non è vivibile perché non può lavorare a singhiozzi. Lavorando a singhiozzi così non possiamo procurarci un affitto, mangiare, niente. Mangiare sì, però magari le bollette, l'affitto, questo non ce lo possiamo permettere. Anche magari giochi o cose per la bambina, vestiti, non possiamo sbilanciarci più di tanto. Le tante palazzine popolari sfitte della provincia italiana allora diventano per queste persone l'unico bagliore di speranza in un futuro dai contorni scuri. Soltanto gli chiedo per cortesia, possibilmente un atto umano per vedere veramente chiaro su questa vicenda qui, che non l'abbiamo fatta apposta, non è la nostra intenzione. Quando gli altri hanno avuto bisogno e noi siamo stati bene, abbiamo dato una mano. Quindi adesso noi chiediamo se è possibile dare una mano pure a noi, adesso che ne abbiamo bisogno.